Buongiorno e benvenuti su questo canale. Questa mattina, 12 novembre, davanti alle commissioni riunite istruzione e lavoro della Camera dei Deputati, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in audizione sul decreto legge numero 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti. Per la Gilda degli insegnanti hanno partecipato i dirigenti nazionali Gianluigi Dotti e Antonio Antonazzo. Alla fine dell'audizione ci sono state domande e precisazioni sul decreto in esame. Le commissioni riunite 7ª e 11ª sono convocate per lo svolgimento in un'audizione informale di rappresentanti di FLC, CGL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS, CONFSAL e Gilda Scuola nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2222 di conversione del decreto legge numero 126 del 2019, recanti misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti. Le delegazioni sono così composte: FLC, CGL, Francesco Sinopoli, segretario generale, Anna Maria Santoro, responsabile dipartimento contrattazione, Manuela Pascarella, responsabile reclutamento e precariato, CISL Scuola, Attilio Varengo, segretario nazionale, e Rita Frigerio, responsabile dipartimento sindacale, FSUR, CISL. UIL Scuola, Giuseppe D'Aprile, segretario nazionale, UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, coordinatore nazionale docenti, Armando Vagliani, segretario regionale UGL Lazio, SNALS CONFSAL, Giovanni Giordano, consigliere nazionale con nomina di responsabile ufficio atti legislativi, Giuseppe Taiti, coordinatore nazionale settore secondario, Gilda Scuola, Gianluigi Dotti, Antonio Antonazzo, dirigenti nazionali. Ricordo che ciascuna relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per le repliche. Quando sono finiti i 7 minuti o scampanello, vi sapete che dovete avviarvi a conclusione, non vi interrompo. Ad Antonio Antonazzo di Gilda Scuola. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione che ci date di poter parlare di fronte a voi di un disegno di legge e di un decreto legge importante, quale quello sul reclutamento e l'abilitazione. La Gilda ha sottoscritto tutte le intese che si sono susseguite dal 24 aprile ad oggi, e quindi è chiaro che noi ci riteniamo soddisfatti moderatamente nelle parti di questo decreto che contengono appunto gli argomenti delle intese varie. Riteniamo però appunto che questo decreto legge sia monco senza la parte relegata all'abilitazione, cioè quando abbiamo sottoscritto l'intesa noi avremmo voluto inserire anche in questo decreto la parte legata alle abilitazioni. Abbiamo accettato di avere un percorso separato, però l'intesa prevedeva che questo percorso parallelo fosse contestuale. Oggi siamo di fronte a un testo di ogni legge sulle abilitazioni che ancora non c'è, quindi facciamo l'appello a tutti, insomma, le forze parlamentari di maggioranza e opposizione, al governo, affinché questo disegno di legge venga presto presentato, perché è fondamentale. Noi siamo convinti che siamo di fronte ad un'occasione unica per cercare di intervenire in una situazione complicata e delicata, cioè se noi facciamo l'escurso degli ultimi anni, le regole per quanto riguarda il reclutamento sono state cangianti e variegate, ogni volta c'era qualche nuova disposizione. Noi riteniamo che sia giunto il momento di intervenire in maniera strutturale, come appunto era scritto nell'intesa, per consentire a chi volesse entrare nella scuola di avere un percorso che è chiaro, lampante, in modo tale che uno sappia cosa deve fare prima di poter entrare nella scuola, cosa fare nella scuola e poter passare di ruolo attraverso un percorso che non sia cambiante nel tempo, nel corso degli anni. Quindi ribadiamo l'urgenza di questo disegno di legge per le abilitazioni, per quanto riguarda appunto chi è escluso dal contenuto del decreto legge. 24.000 posti che sono assegnati per quanto riguarda le procedure concorsuali sono pochi, nel senso che abbiamo i numeri di quest'anno ci parlano di più di 150.000 supplenze dati a personale a tempo determinato. Molti di questi posti sono assegnati a sostegno e vengono dati da docenti senza titolo e senza abilitazione. Quindi è la vera riforma di cui la scuola ha bisogno è legata alla formazione di qualità che consente di poter avere in cattedra del personale appunto abilitato, qualificato e specializzato per rispondere alle esigenze che la scuola ci richiede appunto. Siamo soddisfatti del fatto che questi 24.000 posti siano assegnati esclusivamente a chi ha fatto servizio nella scuola statale. Per quanto riguarda la scuola paritaria, noi nell'intesa si era pensato di inserirlo nel disegno di legge per le abilitazioni. Ripeto,
noi avremmo tutte le abilitazioni fossero inserite nel decreto, quindi non siamo contrari al fatto che all'interno del decreto si parli anche delle paritarie, purché, come è scritto giustamente, il discorso sia legato soltanto a un concetto per l'abilitazione. Quindi ben vengano le due prove analoghe ma distinte, ben vengano le graduatorie regionali e ben vengono l'elenco per il ruolo e l'elenco per le abilitazioni. Adesso non voglio ripetere molte delle cose che hanno detto i miei colleghi, anche perché insomma siamo d'accordo su tutto, l'anno in corso va valutato, i facenti funzione, i diplomi magistrali eccetera eccetera, quindi sottoscrivo pienamente quello che hanno detto, non voglio andare oltre, anche perché 7 minuti sono pochi e insomma, quindi vorrei precisare alcune cose. Una domanda che molto spesso ci fanno, penso che anche agli altri colleghi, chi è interessato a questo decreto, dice: ma io ho più di 3 anni di servizio nella scuola statale, li ho fatti tutti su sostegno, posso partecipare alla procedura riservata? Ora, secondo noi sì, perché tutto il servizio fatto su sostegno senza titolo è stato valutato in tutte le graduatorie in maniera come servizio specifico, però obiettivamente il testo è poco chiaro, quindi andrebbe chiarito questa parte in modo da poter consentire a chi ha prestato servizio su sostegno di poter essere certo di poter partecipare a questa procedura riservata. Altra cosa, per il sostegno riteniamo che, visto appunto la necessità di avere personale specializzato, quel poco che c'è dovrebbe avere l'occasione di poter partecipare sui posti sia della scuola secondaria di primo che di secondo grado, e quindi chiediamo che anche questo aspetto venga inserito nel decreto per ampliare le possibilità di questi colleghi. Altro aspetto che vorremmo sottolineare sono i 24 CFU. In una trattativa è chiaro che ci vanno dei compromessi, devo dire obiettivamente questo è un compromesso che noi abbiamo accettato, noi ne abbiamo fatto volentieri a meno, però è stato inserito questi 24 crediti e apprezziamo il fatto che per chi rientrerà nel contingente dei 24.000 la spesa per il conseguimento di questi 24 crediti sia a carico dello Stato. Riteniamo però che occorre anche uno sforzo aggiuntivo, anche per coloro che supereranno la prova scritta dovrebbe esserci intervento dello Stato, anche perché dal nostro sondaggio, dalla nostra ricerca, la maggior parte di questi colleghi hanno già acquisito 24 crediti, quindi non si tratterebbe di un impegno finanziario molto rilevante, quindi chiediamo che anche questo aspetto venga inserito nel decreto. Siamo totalmente contrari al comma 15, infatti non vorremmo che fosse eliminato, mi riferisco al fatto che attualmente per tutto quest'anno chi aveva 3 anni di servizio nella scuola era convinto di poter partecipare al prossimo concorso ordinario senza aver bisogno di avere i 24 crediti CFU. Nel decreto c'è scritto invece che questa parte viene tolta. Ora siamo in una specie di paradosso in cui la stessa persona con gli stessi titoli deve partecipare a 2 procedure per lo stesso posto, in una ha i titoli, nell'altra no. Oltre al fatto che chiaramente avendo urgenza di andare in fretta, il tempo necessario per prendere i 24 crediti non c'è, a meno che si voglia incentivare appunto e favorire l'utilizzo del mercimonio dei titoli e quant'altro, ma non penso che il Parlamento possa essere favorevole a questo aspetto. Quindi noi chiediamo che quella parte venga tolta e venga consentito a chi ha i 3 anni di servizio di partecipare, come dice il decreto, sia alla procedura straordinaria che a quella ordinaria, anche senza i 24 crediti. Al massimo potrà prendere in seguito, come previsto anche nella procedura straordinaria. Siamo d'accordo, come altri hanno detto appunto, sul fatto che sia consentito a chi si trova in un'attuale graduatoria di merito di poter, su sua esplicita richiesta e senza nessuna penalizzazione nel caso non volesse farlo, di andare in altra regione per poter, diciamo, in coda alle graduatorie di quella regione per poter entrare in ruolo, e anche qui siamo d'accordo sul fatto che questa possibilità venga anche data alle GAE che vogliono, quindi a chi si trova nelle GAE voglia spostarsi da una provincia ad un'altra. Concludo dicendo, ci sono tanti altri aspetti che si vorrebbero toccare, e rimando alla memoria che abbiamo inviato via mail e il cartaceo che abbiamo dato appunto in occasione di questo incontro, però voglio concludere questo mio intervento parlando appunto dell'educazione civica. Noi
da sempre abbiamo criticato l'approccio pasticciato e un po', diciamo, non consono rispetto a al tentativo di introdurre questa materia importante nella scuola. Così come è stata scritta, così come è stata avviata, riteniamo che sia semplicemente un aggravio dal punto di vista burocratico, e anche qui si parla di sburocratizzare, quando invece questo parte del decreto e anche la legge precedente parla appunto di un aumento di burocrazia nella scuola, senza peraltro che ci sia un riconoscimento economico per i docenti che saranno chiamati a farlo. Noi speriamo e auspichiamo che ci sia un ripensamento e che ci possano essere gli spazi e i luoghi per poter ragionare su questo aspetto, anche perché basta riforme a costo zero, perché prima o poi vengono sempre qualcosa di pasticciato, deleterio e appunto inconcludente. Grazie. Grazie a lei, ci sono dei colleghi che desiderano fare domande. Sasso. Chiedo ovviamente a tutti di essere molto puntuali sulle domande. Prego. Sì, no, la mia è puntuale e precisa, mi rivolgo a tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo ben presente sia la problematica della terza annualità in corso che quella degli assistenti facenti funzione. Volendo quantificare, perché questa è sempre la domanda alla quale nessuno è mai riuscito a dare una risposta, quanti sono, più o meno ovviamente su per giù, gli assistenti amministrativi facenti funzione sprovvisti di titolo specifico e quanti sono, ovviamente anche qui col beneficio dell'approssimazione, i professori con la terza annualità in corso esclusi dal concorso straordinario? E non lo so perché sono arrivato in ritardo e mi scuso, però vengo da una zona alluvionata con gli aerei in ritardo, se nel vostro calcolo avete considerato anche i docenti con un'annualità ante 2011-2012, che sono anche loro esclusi, perché se c'è qualcuno che l'ha fatto nel 2008-2009, il terzo anno, quindi se avete questi numeri vi sarei grato. Grazie collega Sasso. Altri colleghi? No? Bene, allora passerei la parola agli auditi per la risposta, come dire, magari partiamo in ordine, come dire, di audizione, quindi. Sì. No, noi abbiamo una stima su... Chi vuole interloquire? Proviamo. Sì. No, un dato numerico è impossibile. No, sui presenti funzioni una stima ce l'abbiamo noi. Una stima? Perché abbiamo fatto, diciamo, un'indagine noi. Una stima. Allora, non interloquite tra voi, prima no. Parla il collega, la CGL, poi chi vuole intervenire interviene, prego. Non è una corsa. Ma noi abbiamo una stima su titoli di studio dei facenti funzioni, l'abbiamo fatta però, un'indagine nostra. Dunque, della platea... con il diploma è il 65%, quindi su 1500 il 65% ha solo il diploma, il 35% la larva triennale, altre lauree, e il 13% quella specifica. Perché il tema è la laurea specifica, non perché molti colleghi, circa il 35%, hanno comunque la laurea... Al microfono, prego, parli. Vai. Sì, allora, noi abbiamo curato noi un'indagine e abbiamo visto che di questi facenti funzione circa il 65% ha la maturità, perché meno della maturità non ha nessuno, se si considera che 20 anni fa era questo il titolo di studio che prevedeva l'accesso al profilo. Il rimanente 35% ha comunque una laurea o triennale o non specifica. Di questo 35%, circa il 13% invece ha la laurea specifica richiesta per accedere al profilo, che è economia e commercio, scienze politiche e giurisprudenza. Quindi stiamo parlando di colleghi che hanno una formazione medio-alta, perché come minimo hanno il diploma, maturità classica, maturità scientifica, maturità tecnica e così via. Ecco, è un'indagine che abbiamo curato noi. Per quantificare sono circa 120 con la laurea specifica e 800 senza laurea, ma con il diploma. Sì. Sì, stiamo parlando di quelli che naturalmente, stiamo parlando di coloro che hanno
i 3 anni di servizio, perché tra l'altro c'è il paradosso di alcuni colleghi laureati ma che non hanno maturato i 3 anni di servizio, quelli laureati con laurea specifica, che sono la maggioranza, per cui succede che questo decreto, che deve avere le caratteristiche dell'urgenza, con un concorso così come ora risulta declinato, non serve assolutamente a superare l'emergenza. Comunque i posti vuoti dati del MIUR sono 3.000. Il concorso ne coprirà su base triennale 2004, quindi l'anno prossimo col nuovo concorso diventeranno di ruolo solo massimo 400-500 persone. A questi colleghi continueremo a chiedere di svolgere le funzioni che hanno chiesto finora, perché qui siamo al paradosso che non solo ci mancano i DSG facenti funzioni, ma tra poco ci mancano anche gli assistenti amministrativi, perché nelle segreterie non c'è più nessuno. Le segreterie ormai, come il resto del personale, sono state completamente sguarnite. Nelle scuole del centro nord, in modo particolare nell'Emilia Romagna e nella Lombardia, il dato eclatante è la Lombardia, su 1.000 scuole 600 sono rette dai facenti funzioni. Grazie, ci sono delle altre sigle che desiderano aggiungere qualcosa? Prego. Questo è difficile esprimersi anche in percentuale, però la collega adesso citava le scuole del centro nord, io posso dire molto bene della provincia da cui provengo, che è Venezia, dove abbiamo la metà delle scuole, quindi il 50%, che è senza DSGA, come si dice. Quindi una trentina sono stati coperti da subito, all'inizio dell'anno, una trentina dei 97, no? Sono stati coperti con assistenti amministrativi facenti funzioni, appunto. Ad oggi ci sono almeno 4-5 scuole senza DSGA, senza assistente amministrativo, quindi nella paralisi più totale. Ovviamente questa è una situazione che nel nord è più difficile, lo ricordava la collega, nel sud forse meno, tuttavia il problema esiste ed è molto grave là dove esiste, quindi ha carattere di urgenza e bisogna intervenire al più presto. L'altra domanda su quanti possono essere i precari che si trovano nella condizione dei tre annualità, beh, quella è praticamente impossibile dire qualcosa, perché sono numeri talmente variegati, talmente ballerini, che è difficile dire. Grazie, altre sigle, prego. Posso aggiungere una cosa, onorevole? Un altro paradosso: laddove non c'è la figura del DSGA, laddove non c'è l'assistente amministrativo facente funzione, le scuole procedono a bando. Allora succede, ma questi sono dati di fatto reali, che il collega laureato in giurisprudenza che partecipa al bando si rende conto che un tipo di servizio dove prevale l'esperienza in primis, perché fare il DSGA non è un lavoro dell'ultima ora, e si dimette il giorno dopo. Abbiamo una scuola particolarmente in provincia di Perugia dove siamo al quinto DSGA che si dimette perché si rende conto che senza esperienza comunque è difficile svolgere mansioni relative a quel ruolo, pur avendo la laurea in giurisprudenza. Ecco. Succede anche in Veneto, l'altro giorno. Sulla questione dei docenti, è impossibile ricordare il collega dello SNAS, dare dei numeri. È probabile però che chi sta effettuando il suo terzo anno sia tra i colleghi più giovani, cioè quelli entrati più tardi nella scuola. Quindi inserendo questo anno in più probabilmente recupereremmo al concorso riservato i colleghi più giovani, che forse darebbero alla scuola un senso di qualche passo in più, insomma. Ma forse se vogliamo azzardare una stima, però partendo dagli ultimi dati del MIUR dell'anno scorso, circa 10.000, ma si può estrarre. Bene. Una stima. Bene, ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie, grazie.